Noi stiamo facendo le riforme in Piemonte. Abbiamo infatti nominato i direttori dei vari dipartimenti della Regione Piemonte e alla sanità abbiamo dato un segnale di grande cambiamento, e cioè abbiamo nominato un esterno, l'amministratore delegato dell'Iveco. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché riteniamo che a guidare la sanità piemontese debba essere una persona estranea rispetto ai vecchi interessi, a interessi particolari, a lobby, alla ricerca di portare avanti gli amici degli amici. Noi invece pensiamo che la sanità in Piemonte vada riformata completamente e quindi vada dato spazio alla ricerca della efficienza con il taglio agli sprechi e alla valorizzazione di chi veramente merita, attraverso un sistema esclusivamente meritocratico. Questa è stata la ragione della scelta appunto di una persona esterna come l'ingegner Monferino. Noi faremo le riforme e faremo in modo che all'interno della Regione Piemonte venga anticipato il meccanismo del calcolo del costo standard, e cioè noi calcoleremo quanto costa effettivamente un servizio. Quanto costa Torino, quanto costa Novara, quanto costa D'Asti, quanto costa Cuneo nelle varie realtà del Piemonte, facendo in modo che si finanzino soltanto i servizi per il loro costo e non si finanzino più gli sprechi. Inoltre metteremo gli ospedali in rete. Questo non vuol dire chiudere i piccoli ospedali, ma far funzionare le strutture in base agli effettivi bisogni della gente. Se un cittadino ha un cancro al pancreas, speriamo non ce l'abbia mai perché è una patologia particolarmente grave. Il cittadino non ha interesse ad essere operato sotto casa da un chirurgo che ha fatto pochi interventi di quel tipo. Ha interesse a che venga indirizzato in una struttura specializzata dove possa essere operato da un medico che fa soltanto quel tipo di interventi. Così ha più possibilità di essere salvato. Altro esempio, se un cittadino ha un infarto, non ha interesse ad essere pasticciato nell'ospedale vicino a casa, ha interesse ad essere stabilizzato, a ricevere subito un'iniezione di anticoagulante e ad essere trasferito nell'ospedale più vicino che ha la emodinamica. E basta che arrivi entro 2 ore in un centro che ha l'emodinamica e avrà salvo il cuore. Invece il cittadino, soprattutto i cittadini più poveri, hanno interesse ad avere una struttura ambulatoriale diffusa capillarmente sul territorio, dove possano fare visite specialistiche, dove possano fare gli esami del sangue, dove possano avere il medico di base e avere anche il ritorno dei referti particolarmente complicati. Ecco, questa è la riforma della sanità da fare, che noi faremo, dove ci saranno tante strutture distribuite capillarmente sul territorio, dove ci saranno i grandi ospedali di specialità e poi una serie di medi e piccoli ospedali messi in rete. Questo è un esempio di quello che noi stiamo facendo. È chiaro che fare questo vuol dire scombussolare tanti equilibri e creare anche invidie. Io questo lo dico perché non è normale l'atteggiamento che la sinistra ha assunto nei nostri confronti. Non è normale perché appena dopo le elezioni, subito hanno inscenato questa storia del riconteggio, che è ridicola, sembra una barzelletta, non fosse altro che però questa barzelletta sta creando diversi problemi ai piemontesi, perché le elezioni ci sono già state e la gente ha votato per me. Non è in discussione il risultato delle elezioni, ma sono in discussione dei cavilli legati alla presentazione delle liste, cioè a questioni che sono da un lato già state esaminate dai tribunali e dall'altro sono in discussione delle modalità di presentazione delle liste che ha usato la stessa sinistra, cioè quelli che oggi fanno il ricorso hanno usato le stesse modalità per presentare le liste. Io non dico altro, non avrei avuto il coraggio di fare lo stesso, perché a un certo punto, di fronte all'odio politico, alla strumentalizzazione politica, ci si deve fermare quando ci sono in gioco valori importanti come quello della democrazia, valori fondamentali come quello della democrazia. E se
Sempre l'opposizione, invece di fare delle proposte alternative, sta raccontando in giro delle bugie, delle menzogne. Per esempio, dicono che è stata tagliata la sanità, dicono che sono stati tagliati i servizi socioassistenziali. Non è vero nulla di tutto questo. La sanità oggi non è stata tagliata perché in questo bilancio c'è stato il massimo stanziamento possibile per quanto riguarda la sanità. È vero invece che non è stato approvato il bilancio per quanto riguarda il 2010 e si sono lasciati lavorare i direttori generali senza una programmazione. E allora c'è stato il caso di chi durante i primi sei mesi si è speso praticamente quasi tutto, come quella famiglia che si spende tutto lo stipendio nei primi 15 giorni e poi ha fame. Questo è un altro discorso e della mancanza di programmazione che c'è stata e che è dipesa da scelte del governo regionale precedente. E anche con riferimento all'assistenza noi abbiamo confermato gli stessi fondi e li abbiamo soltanto ridistribuiti meglio in base a criteri di giustizia e di efficienza. Quindi tutte le polemiche che state vedendo, che state sentendo, sono polemiche assolutamente inutili. Dico questo perché va bene avere le spalle larghe fino a un certo punto. Quando si supera una certa soglia, bisogna reagire e raccontare la verità.